La pupa e il seppione, Mila Suarez punge Soleil, sei stata scaricata da Alex. La pupa e il secchione show, Mila Suarez zittisce Soleil sorge, Alex Belli ti ha scaricato. Nella prima puntata della pupa e il secchione show, non è mancato uno scontro tra Soleil sorge e Mila Suarez. Conosciuta dal pubblico soprattutto per essere una ex di Alex Belli. L'influencer italo-americana è stata attaccata dalla pupa, dato che ha risposto a una sua provocazione dicendole: forse stai rosicando te perché ti ha scaricato alla fine. Soleil sorge e provoca Mila Suarez alla pupa e il secchione show, rosichi perché Alex non ti ha sposato? Nel primo appuntamento della pupa e il secchione show con la conduzione di Barbara D'Urso, hanno fatto il loro ingresso in studio il secchione Mirko Gancitano e la pupa Mila Suarez. Per iniziare i telespettatori hanno avuto modo di vedere il video di presentazione dei due concorrenti. Faccio la modella. Amo il mio corpo, soprattutto lo curo tantissimo. Prima mi piacevano quelli belli che non ballano, magari un bel secchione, perché no? A questo punto Barbara D'Urso si è rivolta a Mirko e Mila affermando: se non sbaglio voi vi conoscete già, c'è qualcosa che vi accomuna. Non appena Mirko ha appreso che di recente la pupa ha detto che secondo lei non si sposerà con Gwenda, ha risposto: non la vedevo da 2 anni, se non ci credi sarò felice di invitarti al matrimonio. La modella ha rincarato la dose: visto che è il migliore amico del mio ex, io non ci credo, tutta questa pubblicità che fanno. Vanno sempre all'estero per sposarsi. Visto che ci sono troppi matrimoni finti. Mirko ha aggiunto: adesso abbiamo fatto una festa dell'amore, ci sposeremo in Italia. Soleil sorge non ha perso tempo per provocare Mila. Non è che sta rosicando perché Alex non ha sposato te? La pupa ha sottolineato: abbiamo fatto la pace.